la Sicilia. A distanza di 37 anni da Via Fano abbiamo ancora una commissione parlamentare di inchiesta. Il giudice Rosario Priore, a proposito di Ustica, ci ha riferito scenari internazionali allucinanti. Per questo il dolore per le vittime si unisce ad una grande rabbia e indignazione, perché, come disse Paolo Pasolini, io so, noi sappiamo i nomi degli assassini. E concluse quel suo famoso articolo dicendo: probabilmente, se il potere lo consentirà, un giorno quei nomi dei responsabili di questi assassini saranno detti. La ringrazio. Adesso chiede di intervenire il deputato Andrea Vecchio. Prego, ne ha facoltà. Signora Presidente, grazie. Intanto chiedo scusa per la mia voce nasale, ma è una crisi di allergia che mi attanaglia. Non la sentiamo? Ecco. Stavo chiedendo scusa per il tono della mia voce. Prego. Perché è un'allergia che mi assale. Io non so usare parole auliche come hanno fatto i colleghi prima, né voglio parlare di una vittima in particolare. Io credo che le vittime hanno tutte quante la stessa dignità. Quando hanno perso la vita, quando hanno dato la vita per un ideale piccolo o grande, sono diventati degli eroi di questo paese. Quindi scegliere una vittima da un'altra mi sembra di fare torto agli uni e agli altri. Ma oltre che parlare delle vittime del terrorismo, delle vittime che hanno perso la vita, credo che sia il caso di spendere una parola per le vittime delle aggressioni verbali, perché anche le aggressioni verbali fanno delle vittime che forse soffrono più di quelle che hanno perso la vita. E le vittime delle aggressioni verbali noi li vediamo giorno per giorno, anche in quest'Aula, anche dai toni con i quali alcuni di noi si rivolgono a lei, signora Presidente, ma anche a tutti i nostri colleghi. E io a questi voglio rivolgere un pensiero. Grazie. La ringrazio, deputato. Chiede di intervenire ora il deputato Nicola Molteni. Prego. Grazie, Presidente. Presidente, anche noi ci uniamo nella commemorazione di questa giornata sicuramente importante per ricordare le vittime del terrorismo e le vittime delle stragi di Stato del nostro Paese. Momento che rappresenta sicuramente una delle pagine più buie della storia del nostro Paese e quindi vogliamo ricordare tutti coloro i quali servitori dello Stato sono caduti per difendere il nostro Paese. Vogliamo ricordare per non dimenticare, vogliamo ricordare perché si possa diffondere quella cultura della legalità e quella cultura della democrazia che troppo spesso viene dimenticata. Vogliamo ricordare per non dimenticare, ma anche per tenere alto il livello di attenzione, il livello di guardia rispetto al fatto che episodi tanto gravi della storia del nostro Paese possano non ripetersi più, consapevoli che la lotta al terrorismo e la lotta